Secondo spazio del bianco e rosso TP Sport con Enzo Tambora 0850199 Abbiamo state otto, quante sì, il questa numero mattina per con la intervenire in radio? diretta, è vero, è giusto ora anche sentire la voce dei tifosi. Enzo, abbiamo sentito le parole di Gianluca Paparesta, per forza di cose comunque il suo ruolo torna centrale Sì, in questo periodo, è sì. chiaro che torna centrale anche se in questo momento passa sopra la sua testa, perché nel momento in cui c'è un curatore fallimentare, diciamo, si avvia una procedura tecnica che poi porterà alla messa all'asta del Alla sassi del Bari. club. Però è inevitabile pensare che le trattative o gli imprenditori con i quali stava trattando Gianluca Paparesta siano in pole position Eh per sì, possono l'acquisto del scendere in Bari, a pista meno che non vengano presto. fuori le sorprese. Perché si è sempre parlato, ad esempio, Gianluca ha parlato più di una volta, lo sappiamo, il gruppo Lombardo, Borghi, però mi ha fatto riflettere una cosa che ha detto nell'ultima conferenza stampa, quella al Bari, dove ha detto c'è un altro gruppo italiano, forse ancora più Sì, più avanti interessato, rispetto sì, agli è altri. E chi è vero, questo gruppo italiano? Qual è questo gruppo pare del italiano? centro Italia, però il Del nome non è centro ancora Italia, venuto va fuori, c'era bene, ok. questo patto di riservatezza, però staremo a vedere. Intanto abbiamo un primo ascoltatore in linea, pronto? Sì, ciao Cristian, ciao Enzo, Roberto da Bari. Ciao Roberto. Niente, volevo appunto porre un piccolo pensiero, ecco, in merito alla figura di Paparesta. Cioè, ricordo altre interviste, articoli sul giornale dove lui dichiarò che in caso diciamo, di fallimento dichiarato da parte della famiglia Matarrese sarebbe riemerso lui, diciamo, con il suo buon operato, perché ne va dato atto, insomma, avendo sempre la famiglia Matarrese al comando. Lo sappiamo benissimo, qualsiasi trattativa è sempre andata, diciamo, in buca. Secondo me penso che comunque la sua figura, al di là di tutto, sia sempre utile e professionale alla cosa del Bari. Ma Quindi, diciamo, io credo che Paparesta, nel momento in cui si dovesse formare una nuova società, tornerà alla ribalta, per sì, forza. assolutamente. Torna alla ribalta Paparesta, non nel ruolo di club manager perché non avrebbe più senso, ma con un altro ruolo. Non so adesso quale, ma è chiaro che dal punto di vista dirigenziale, nel Bari che verrà, Paparesta ci sarà senz'altro. Enzo, hai parlato prima di imprenditori locali, tra questi potrebbe rispuntare anche Montemurro. Sì, io so che Paolo Montemurro non ha mai abbandonato l'idea di prendersi il Bari. Stamattina l'ho detto, è come il cinese che aspetta sulla riva del fiume che passi il cadavere. Lui ha aspettato, aspettato, aspettato e credo che abbia forse più di ha un vantaggio rispetto agli altri potenziali acquirenti, che lui la materia Bari la sta studiando da Eh tanto sì, da tempo, tempo. vero. E oltre a studiare da parecchio tempo è un tifoso del Bari. Per me sarebbe una soluzione comunque. Ecco, se mi dici chi preferisci tra uno che ha 10 milioni di euro e Montemurro che ne ha 5, io preferisco Montemurro che ne ha 5. Sembra un'eresia quella che dico, però io credo molto nel fatto che chi ama il Bari non può far del male al Bari. E credo che Con ci il suo essere metterebbe tifoso, sì. entusiasmo, passione, ripeto, ho un po' banalizzato il concetto, però io credo molto nella passione e nell'essere tifosi del Bari in questa operazione. Poi per carità, se dovesse venire da fuori l'imprenditore va bene lo stesso, però credo che sia sempre meglio avere un riferimento locale. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao, ciao Enzo, sono Lorenzo. A meno Riprendiamo che non ieri il sia un discorso. oligarca russo che ha così tanti soldi che ci stordisce Sì, tutti. infatti, Scusami ci cambia Lorenzo. proprio le Ciao, ciao. No, prospettive. dico, ieri c'erano problemi di linea. Allora, dico brevemente, innanzitutto ritengo che la gratitudine sia, insomma, una delle forme più importanti dell'essere uomo e dell'essere uomini. Quindi in ogni caso mostriamo gratitudine anche a quei dirigenti che, diciamo, in questo periodo di difficoltà, e si sono viste le difficoltà, stanno portando avanti e porteranno avanti, traghetteranno avanti il Bari, Per no? sapere una Fino cosa, Lorenzo, non so, la devo accertare questa notizia, ma corre voce, ma la devo accertare questa notizia, che nell'elenco dei creditori del Bari ci siano persino Vinelli e Angelozzi che avrebbero anticipato, ripeto, va verificata sta cosa, però a mio avviso non è molto lontana dalla realtà, cioè che comunque, avrebbero ecco, anticipato di tasca propria delle spese sì, è correnti, vero. eh? Questo ci può Perché quando stare, ci sono queste situazioni disperate, gratitudine e ingratitudine si confondono. E eh? Sì. poi un'ultima cosa, cioè, ti volevo dire, innanzitutto dobbiamo tornare tutti allo stadio e dare un forte segnale, perché adesso la parte tocca a noi tifosi. E quindi facciamolo presto e facciamolo in fretta, diamo un segnale forte perché ora non ci sono più alibi, non ci sono più scusanti. E poi volevo chiederti come è stato possibile, visto che si sapeva, era un epilogo annunciato, che lo scorso maggio, lo scorso giugno, quando l'onorevole Matarese iscrisse la squadra
insomma, cioè, come è stato possibile, che senso aveva fare quell'ultimo sforzo e come fa una federazione che comunque sa, il sentore, io mi riferisco alla polemica di Criscitello, non so se l'hai letta, che aveva, insomma, sì, che ha detto delle cose sull'iscrizione al bar, del bar, sì, sì. Come è stato possibile, ecco, che nonostante queste problematiche una squadra comunque così importante e la FIGC la iscriva, cioè, non so, non vorrei farti una domanda inutile, però certe cose alla fine se le chiede, cioè, se la mia macchina non benzina, che senso ha pagare il bollo, cioè, tutto qui. Un grazie saluto. Lorenzo. Ma evidentemente il Bari era nei parametri per l'iscrizione, poi può accadere che qualcuno del Bari giochi al Superenalotto e faccia 6 e vinca un sacco di soldi, cioè ai fini dell'iscrizione la FIGC ha dei parametri che, entro i quali il Bari evidentemente c'era. Entrava, sì, altrimenti poi la federazione non si preoccupa del fatto che magari tu venda tutta la squadra a gennaio e possa avere altro denaro, cioè non è un problema che riguarda la federazione. Poi sulle dichiarazioni di Criscitello, secondo i quali una società nelle condizioni del Bari dovrebbe essere quasi retrocesso d'ufficio. Sì, sì, retrocesso, lui ha detto Abudi deve bloccare i play-out, Bari retrocesso con altre tre squadre. Io l'ho detto anche questa mattina, pur rispettando l'opinione di un collega, credo che sia un'opinione che resti fine a se stessa. No, infatti. Credo che sia un'opinione alla fine inascoltata, non credo che cambi Criscitello le sorti del mondo, le sorti del calcio italiano. Ci sono un sacco di problemi nel calcio italiano, un sacco di guai, un sacco di situazioni, infatti, marce incancrenite, insomma, come dire, dico a Criscitello di insomma spostare al momento i suoi riflettori altro, altrove, infatti. Infatti. 0850199998 per i vostri interventi in diretta. Enzo, certo che comunque si sta chiudendo un'era che è quella dei Matarrese, magari si chiude anche in modo comunque inglorioso perché c'è sempre un fallimento di mezzo. Sì, perché non dobbiamo dimenticare che questa è la società di chi ha governato il calcio italiano. Credo che, come dire, il fastidio, l'amarezza sia dal loro punto di vista doppia per questo. Ho detto anche stamattina, però non dimentichiamo anche i poveri fornitori che avevano dato fiducia, sì, al Bari e alla proprietà e che adesso probabilmente si ritroveranno con un pugno di mosche in mano. Sì, qualcosa l'avranno, ma sarà ben poco rispetto a quello che avanzavano. E non dimentichiamo, non so, faccio riferimento alla società di Stewart che ha pignorato il cartellino di Galano, che comunque sono società che non hanno fatturati enormi e per le quali 70.000 euro sono 70.000 euro. Quindi, come dire, solidarietà, pensiamo anche a questi. Per quel che riguarda la famiglia Matarrese, l'ho detto questa mattina, ho sempre un grande rispetto per chi porta avanti delle attività, delle imprese per tutto questo tempo, 36 anni nel calcio, era l'ultima dinastia del calcio, sì, italiano, non c'era. E quindi evidentemente nel loro fare, anche a volte abbastanza discutibile, in qualche modo ci hanno anche saputo fare. Non hanno però saputo mai legare la propria immagine a quella della città. Sì, è vero. Il rapporto è stato sempre conflittuale. Hanno fatto quasi di tutto per allontanarsi dalla fatto, insomma, ripeto in questo caso quello che dicono i tifosi della Lazio a proposito di Lotito. E lì parliamo di una società che ha vinto lo scorso anno la Coppa Italia, che è in Serie A, sì, che viaggia partecipa anche all'Europa League. Nelle zone alte della classifica. Eppure rimproverano i tifosi della Lazio a Lotito di essere uno non capace di farli sognare. Di noi che dovremmo dire? No, infatti, insomma, è paradossale, va bene. Credo che, insomma, fermo restando, ripeto, che comunque rispetto nei confronti di chi è rimasto tutti questi anni nel mondo del calcio, però con un grosso neo, quello di non aver mai fatto sognare i tifosi del Bari. Abbiamo intanto un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Enzo, Daniele. Ciao Daniele. Due cose velocissime. La prima è quello, mi volevo accordare alla logica che ha fatto appunto Enzo. Cioè, chiunque si prendesse la società, il giorno dopo non deve rilasciare l'intervista e dire, sai, per 3-4 anni ci dobbiamo stazionare in Serie B per poi per fare un progetto. Questo io non lo toglierò. Allora, chi viene avrà soldi freschi da investire, deve avere idee e programmi chiari. Detto questo, io sono invidioso, Enzo, del Lecce,
come mai il Lecce è retrocesso dalla A alla C e però è riuscito a tenersi a galla il Bari e non ha avuto i soldi dalla Lega. Invece il Bari per 3 anni ha avuto i soldi dalla Lega e non è riuscito magari a fare il colpo di fortuna, sì, ad andare in Serie A, e magari sarebbe adesso non saremmo qua a parlare di cose amare. Grazie ciao. Daniel, beh, Lecce poi ha cambiato presidenza e non ha fatto poi questo salto di qualità, quindi non so di cosa sia invidioso, sì, Daniele. No, del fatto che comunque il Lecce sì, sta, diciamo, non ha rischiato il fallimento rispetto. Sì, ho capito, però magari qui a Bari è un'occasione per rilanciarsi, no, in un altro modo. Magari ci voleva. Purtroppo, aggiungo il purtroppo, che può sembrare un paradosso, ma purtroppo ci voleva. A proposito di fallimento, noi abbiamo anche un'intervista in sospeso. Sì, un esperto di diritto fallimentare, sì, all'avvocato Ugo Patroniddiffi, che è anche presidente della FIE, non so se è ancora in carica perché si era dimesso, però insomma è un esperto di diritto fallimentare. Sentiamo al microfono di Cristina Ferrigni qual è dal suo punto di vista la procedura che il Bari adesso dovrà seguire.